Si è aggirato per anni tra gli italiani un luogo comune, un pensiero ripetuto, come una convinzione sottaciuta e condivisa, una certezza tramandata a mezza bocca, un qualcosa che si pensa ma non si dice. In molti hanno creduto che il fascismo fosse stato, sì, è vero, una dittatura che avesse strappato con violenza la libertà agli italiani e avesse eliminato ogni opposizione, dissenso, libertà di stampa, partito politico. Ma almeno, e questo è il pensiero segreto, forse indicibile, almeno i fascisti non rubavano, non erano corrotti, non corrompevano, non abusavano, non favorivano, non piegavano lo Stato ai propri interessi. Anzi, e questo è il luogo comune, apparivano disinteressati, puliti, irreprensibili. In molti, anche in buona fede, lo credevano. Ma non era vero. Questa sera vi racconteremo di soldi, sesso, segreti. Vi racconteremo il fascismo come non lo abbiamo mai raccontato. Gli affari di regime, le speculazioni, le truffe, gli arricchimenti improvvisi, le carriere strepitose e inspiegabili, i gerarchi accaparratori, i tradimenti in nome del dio denaro, insomma, i panni sporchi del regime. Non solo soldi, ma anche sesso, dossier, lettere, minacce, accuse vere e false, oscenità, inganni, arresti, ricatti. Un ventennio di ricatti. Gerarca contro gerarca, amante contro amante. L'accusa di omosessualità come arma politica. E Mussolini su tutto e su tutti. Fa spiare, controlla, punisce, muove le sue pedine. Anche contro la stessa Casa Reale. Bersaglio, il chiacchierato Principe Umberto. Ognuno può essere spiato nel privato. Dal talamo nuziale all'alcova del bordello. Ovunque l'orecchio dell'ovra è in ascolto. Ma vi racconteremo dello stesso Mussolini. Vizi privati e pubbliche virtù. Le due mogli. E poi le altre. Artiste, intellettuali, contadine, modiste, pianiste, giornaliste, ma anche prostitute e agenti segrete. Di alcune, questa sera, sveleremo il volto per la prima volta. E poi, i figli del Duce. Quelli veri, i presunti, i legittimi, gli illegittimi, i riconosciuti, gli abbandonati, i figli lasciati morire. Del fascismo vi racconteremo soldi e sesso, ma anche segreti. Segreti di squadra e di compasso. Gli occulti finanziamenti della Francia. La frode a danno di D'Annunzio. Gli accordi segreti con gli industriali. E ancora. Un segreto intreccio di favori e di affari. Affari di cuore. Affari di clan. Edda contro Claretta. Iciano contro i Petacci. Lotte di famiglia e di potere. E infine, l'ultimo segreto, solo da poco svelato. Quando la guerra brucia ormai questo falò delle vanità e la partita sembra persa, Mussolini trasferisce 3 milioni di dollari all'estero. L'ammissione di una prossima sconfitta, quasi un'assicurazione sulla vita dopo la disfatta. È il colpo di scena finale.
niente. Odia mordentemente quel ruscello impertinente menestrello dell'amore. La fierita delle piante tiene in festa sempre il cuore, sai perché? Le medaglie d'oro della guerra, fiore dell'eroismo italico. Tutta la giovinezza, guidata dal suo duce, poteva sfilare in trionfo per le vie di Roma. Trenta ottobre 1922. Due giorni dopo la marcia su Roma, Mussolini ottiene dal re l'incarico di formare il nuovo governo. È il nuovo presidente del Consiglio e lo deve all'ampia schiera dei fedelissimi di sempre. I gerarchi, gli squadristi, i RAS locali. È arrivato il momento di ripagare chi ha creduto in lui, chi lo ha sostenuto nell'affermazione del fascismo, chi per lui si è sporcato le mani. Non solo per riconoscenza, ma soprattutto per assicurarsi l'obbedienza e la dedizione di personalità spesso ambiziose, avide e certo non insensibili all'odore dei soldi. Questo lo sa bene il nuovo duce, qui nel 1923 in una riunione del suo primo governo, che elargisce a piene mani privilegi e incarichi alle camicie nere. Si apre una vera e propria corsia preferenziale per i sostenitori della primora ed è subito assalto alle cariche pubbliche. Le poltrone più ambite vengono destinate ai gerarchi, ministeri, forze armate, aziende, banche, giornali, non solo nella capitale, anche nei centri più remoti di provincia. Sembra infatti che il comandamento del duce, pur se celato sotto la retorica del regime, sia uno solo. Fascisti, arricchitevi! E i fascisti non se lo fanno dire due volte. Al punto che L'Assalto, il giornale fascista di Bologna, già nel dicembre del 1922, in polemica con la dilagante corruzione nel Partito Nazionale Fascista, fa suo il motto: il fascismo si serve, non serve. A parole, Mussolini è per un'intransigenza morale assoluta. Il 10 luglio del 29, rivolto ai gerarchi milanesi, dichiara: il fascismo è una casa di vetro, nella quale tutti debbono e possono guardare. Guai a chi profitta della tessera e indossa la camicia nera per concludere affari che altrimenti non gli riuscirebbe di condurre a termine. Un rigore che in realtà verrà applicato solo nei confronti dei pesci piccoli. Tutt'altro accade, difatti, quando a delinquere sono eminenti personalità del regime e un'accusa potrebbe suscitare scandalo. Non c'è dubbio che Mussolini si è informato di tutti i maneggi dei suoi dirigenti, eppure lascia correre. Cominciamo questo elenco dalla passione per residenze e palazzi di lusso comune a molti gerarchi. Non manca chi approfitta dei contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per costruirsi chalet in montagna e ville al mare. Come il RAS di Cremona, l'avvocato Roberto Farinacci, l'uomo dei manganelli e dell'olio di ricino, l'organizzatore dello squadrismo agrario della Lombardia, il più estremista, esagitato e fanatico del regime, ma non il più onesto. 2000 avanguardisti e Palilla hanno preso parte ad una grande manifestazione per il secondo Gran Premio delle Legioni presenziata da Sua Eccellenza Farinacci.
Ecco Farinacci, circondato dai Balilla, alla colonia marina che porta il suo nome. A lui, infatti, il mare piace molto, moltissimo, tanto da acquistare una grande villa in prossimità della spiaggia di Gaeta. Dal mare alle città. I comodi piedaterra di Farinacci sono strategicamente situati a Milano, a Napoli, a Roma. Nella capitale, in più, possiede una tenuta di 12 ettari con annessa casa colonica sulla via Nomentana. A Cremona, poi, ha fatto costruire il palazzo dove ha sede il suo giornale, Il Regime Fascista. Lo stesso Mussolini, nel 1943, annoterà nel suo scritto Pensieri Pontini e Sardi. Stento a credere che in casa di Farinacci si siano trovati 80 chili di oro. In un ventennio, il tesoro accumulato da Farinacci è veramente imponente. Si parla di un capitale di circa 300 milioni di lire del 1945, oltre 10 milioni di euro di oggi. E passiamo a Giuseppe Volpi, nominato conte di Misurata grazie al suo governatorato in Tripolitania e trade union fra il mondo dell'industria e il fascismo. Lo storico palazzo Vendramin Calergi, che fu recentemente acquistato da Sua Eccellenza il Conte Volpi di Misurata, che lo destinò. Già ricco di famiglia, Volpi di Misurata vede crescere esponenzialmente nell'arco del ventennio i suoi possedimenti. Acquista appartamenti, palazzi e terreni a Roma, a Venezia, a Firenze e a Siena. Oltre a un'imponente villa a Tripoli in Libia, quando è governatore di quella regione. Ma quello che colpisce maggiormente è l'assoluta spregiudicatezza con la quale gestisce il conflitto di interessi. Diventa ministro delle finanze, mentre al tempo stesso è già strettamente legato alla banca commerciale che agevolerebbe finanziamenti in favore di imprese meccaniche e siderurgiche di sua proprietà. Nel 1948 il Ministero delle Finanze della neonata Repubblica Italiana farà degli accertamenti sull'ammontare dei profitti di regime relativi al Conte Volpi. Un ammontare di 165 milioni di lire, circa 2 milioni e 840 mila euro di oggi. Come emerge da alcuni documenti da noi ritrovati presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma. Non tutti, però, approvano tanta diffusa illegalità. Augusto Turati, il segretario del partito dal 1926 al 1930, avrebbe detto a Mussolini: il popolo, stanco di sacrifici e di soprusi, odia i gerarchi e li divide in due categorie, quella dei ladri e quella dei fessi. Sfidato dal duce a compilare la lista degli uni e degli altri, gli avrebbe consegnato due elenchi. Quello dei fessi si apriva con il suo, quello dei ladri cominciava con il nome di Costanzo Ciano. L'eroe della Grande Guerra, uno degli uomini più potenti del regime. È così influente che perfino Mussolini trova necessario farselo amico. L'alleanza è sancita dal matrimonio celebrato nel 1930 tra il figlio di Costanzo, Galeazzo, e la primogenita del duce, Edda. Costanzo Ciano dimostra con una geniale attività organizzatrice e riorganizzatrice come si servono il duce, il regime e il paese. Costanzo Ciano al varo del Transatlantico Rex. Tra un brindisi e l'altro, con noncuranza, opera tranquillamente in barba agli interessi dello Stato. È ministro delle comunicazioni. Al tempo stesso, però, è anche azionista di grandi aziende che vincono appalti di forniture statali. Aziende che portano lauti guadagni nelle sue tasche. È evidente che questo doppio ruolo di ministro e di azionista gli permette un giro d'affari molto lucroso e certamente ambiguo. Il 30 aprile 1934
Ciano è eletto per acclamazione presidente della Camera dei Deputati. Perfino il re mal digerisce l'eccessiva libertà concessa al conte Ciano, che alla sua morte lascia un'eredità che ammonterebbe oggi a circa 700 milioni di euro. L'elenco degli arricchimenti sospetti è lungo. Basti ancora citare quelli di Leandro Arpinati, il sottosegretario agli interni. Eccolo allo stadio mentre assiste a una partita di calcio. È l'uomo in bombetta al centro dell'inquadratura. Arpinati riesce a comprarsi la grossa tenuta di Malacappa, 70 ettari nei dintorni di Ferrara. Attilio Tamaro, ambasciatore di Mussolini in Svizzera, nelle sue memorie scrive che l'avrebbe ricevuta in dono da un gruppo di amici vicini ad alcuni dirigenti della banca commerciale. Un regalo in cambio di cosa? Si chiedono in molti. Molto chiacchierato è anche Edmondo Rossoni, uomo forte del sindacalismo fascista e ministro dell'agricoltura dal 1935 al 1939. Celebra la sagra del profumatissimo prelibato tubero con la decima fiera del tartufo, inaugurata dal ministro per l'agricoltura e foreste, Sua Eccellenza Rossoni. Si dice che i fondi ministeriali finiscano tutti in opere per il suo paese natale, Tresigallo, in provincia di Ferrara. In un'inchiesta riservata che arriva sul tavolo del duce, si legge: risulta che la stessa popolazione del suo paese è sbalordita di fronte ai grandi lavori eseguiti, sproporzionati alle necessità del posto. Opere per cui vengono sborsati nel complesso 500 milioni di lire del 1939, circa 400 milioni di euro per un paese di neanche 5.000 abitanti. Si agisce nei propri interessi, grazie alle cariche pubbliche che si ricoprono, un po' ovunque. Per esempio, nella Milano degli anni venti. Ecco alcune inquadrature inedite della città durante la visita di Mussolini del 1925, recuperate nell'archivio dell'Istituto Lucio. Il RAS Ernesto Belloni, pur ricoprendo la carica di podestà del capoluogo lombardo, entra in una ventina di consigli di amministrazione. In alcuni casi, come per Italgas e Adriatica Sicurtà, il conflitto è particolarmente grave, visto che queste aziende firmano contratti di un certo peso con il comune. Belloni ama fare sfoggio delle sue ricchezze. Nel periodo in cui è primo cittadino, compra un'enorme villa, varie opere d'arte e mantiene molte amanti. Quanto al conflitto di interesse, un caso a sé è quello del ragioniere Edmondo Balbo, fratello di Italo, il potentissimo RAS di Ferrara, il quadrunviro della marcia su Roma, il famoso trasvolatore, il governatore della Libia. Edmondo è soltanto un ragioniere di provincia, eppure in virtù di questa sua altolocata parentela diventa presidente di 4 società, liquidatore di 5, amministratore unico di una, consigliere di 4 e revisore dei conti di altre 20. Miracoli della parentela. Neanche le banche sfuggono all'avidità del potere fascista. Alcuni gerarchi sono fortemente coinvolti nel crack della Banca Agricola di Lusignani di Parma, che finanzia gli agrari del luogo. Eccoli esibire le loro moderne tecnologie agricole. ...1925... Nella Siena che festeggia il palio, i fratelli Ciliberti, eminenti fascisti della città, vengono accusati letteralmente di profittantismo per aver sfruttato a fini personali la loro posizione all'interno della banca Monte dei Paschi di Siena. Coltivano interessi illeciti non solo ministri, sottosegretari e podestà. Il malaffare tocca anche i vertici militari.
Il generale della milizia, Ulisse Igliori, è un invalido di guerra. In queste immagini lo vediamo a Napoli nel 1922. È un imprenditore edile. La nota impresa a Igliori denuncia l'informativa di un agente dell'Ovra, la polizia politica di Mussolini. Ha assunto un nuovo appalto per la costruzione di altre caserme a Viterbo in località Acque Albule per l'importo di 28 milioni di lire. Fra la ditta Igliori ed alcuni funzionari dell'ufficio tecnico del Ministero della Guerra intercorrono reciproci e illeciti interessi. Il duce viene quindi informato di tutto, eppure anche questa volta lascia fare. Così come è impossibile che non sappia degli strani traffici del generale Emilio De Bono, il più anziano dei quadrumviri ed eroe della Grande Guerra, governatore della Tripolitania dal 1925 al 1928. Eccolo mentre premia i capi delle truppe indigene che combattono per l'Italia di Mussolini. Il palò di quest'anno, onorato dalla presenza dell'alto commissario De Bono, ha bruciato nel modo più propizio. Dal giubilo della popolazione ha espresso il suo entusiasmo esplodendo in una delle caratteristiche fantasie locali. Incaricato di gestire lo sviluppo dell'agricoltura nelle colonie africane, De Bono opererebbe in modo così malaccorto da mandare in fumo 30 milioni di lire di finanziamenti speciali dello Stato. Per il generale, un'operazione con un tornaconto personale? Insomma, i più alti rappresentanti del fascismo si danno parecchio da fare. Il duce chiude un occhio, ma come abbiamo detto, questo atteggiamento nasconde in realtà uno scopo ben preciso. Prendere in pugno i gerarchi, poterli ricattare. E per far questo, Mussolini ha messo all'opera la polizia. Vengono incoraggiate denunce, delazioni, lettere anonime. La polizia prepara voluminosi dossier. Dossier preziosi per Mussolini. Potentissime armi da utilizzare all'occorrenza contro i suoi più stretti collaboratori. La dittatura di Mussolini, come abbiamo visto, convive con la corruzione. Eppure, nonostante tutto, una parte del popolo italiano continua a illudersi di vivere nel più onesto dei paesi. Molti, forse, non si rendono neppure conto di un nuovo diffuso e turpe malaffare che ha inizio dal 1938 con la promulgazione delle leggi razziali. Gli ebrei che possono accampare meriti particolari verso il regime hanno la possibilità di evitare l'applicazione delle leggi con la cosiddetta pratica di arianizzazione. È una procedura che deve essere svolta da un'apposita commissione impropriamente detta Tribunale della Razza. La commissione viene istituita dalla Direzione Generale per la Demografia e la Razza, la famigerata Demo Razza. Questa dipende dal Ministero degli Interni e fa capo al sottosegretario Guido Buffarini Guido. Lo vediamo nel 39 a una cerimonia al Campidoglio, a Roma. La sfilata delle sezioni convenute da ogni regione della penisola, presenziata dal sottosegretario all'interno, Sua Eccellenza Buffarini Guido. Ci saranno avvocati e fra loro alcuni gerarchi che non esiteranno ad esigere dagli ebrei parcelle vergognose di migliaia di lire per patrocinare queste pratiche. E altri soldi serviranno per oliare i commissari. Fra questi, ancora una volta, l'avvocato Roberto Farinacci, che si farebbe pagare direttamente in oro. Eccolo, un po' annoiato, in tribuna alla Fiera dei Cavalli di Cremona. Chi non ha un padre o un nonno caduto in guerra o non è stato iscritto al fascio prima della marcia su Roma
non ha altra possibilità che cedere al non malcelato ricatto dei membri della commissione di arianizzazione, i quali non si fanno scrupoli a chiedere ed estorcere grosse somme di denaro, oro o gioielli. A occuparsi di questo traffico sarebbe proprio il sottosegretario agli interni, Buffarini Guidi, che ben conosce i commissari. Oppure, per sfuggire alle leggi razziali, molti ebrei sono costretti a infangare l'onore delle proprie famiglie, sostenendo di essere il frutto di una relazione che la propria madre avrebbe avuto con un ariano. Ma lei stessa deve dichiarare la propria infedeltà. In caso contrario, servono testimoni che possano garantire del suo comportamento adulterino. Non mancano i delatori. Da Venezia, una lettera avverte il ministero, a Roma, che il barone Gastone T., ex squadrista, avrebbe detto in giro di aver pagato per la sua arianizzazione 1,5 milioni di lire, circa 1,250,000 euro, considerando il valore della lira nel 1938, e che ora vorrebbe far arianizzare i nipoti facendoli passare per figli propri, sostenendo che la cognata sarebbe stata la sua amante. Fin qui abbiamo visto che gli uomini di cui si circonda Mussolini, gerarchi, ministri, prefetti e generali, rubano, rubacchiano, corrompono e imbrogliano. Eccoli, quasi tutti in Piazza del Popolo, nella capitale, in occasione dell'anniversario della marcia su Roma. Ora vogliamo raccontarvi del duce stesso. Benito Mussolini è un uomo spregiudicato. Nella sua carriera politica, come nella vita privata, non si è mai fatto troppi scrupoli. Sa bene come gestire il potere per ottenere denaro e come utilizzare il denaro per ottenere il potere e mantenerlo. Come, per esempio, nel 1914, allo scoppiare della Grande Guerra, quando da socialista pacifista Mussolini diventa interventista. Viene cacciato dalla direzione dell'Avanti, ma in breve fonda il Popolo d'Italia, grazie a un finanziamento proveniente dalla Francia, che spinge perché l'Italia entri nel conflitto. Qualcuno potrebbe insinuare che il finanziamento venuto dalla Francia abbia contribuito non poco alla conversione dal pacifismo all'interventismo di Benito Mussolini. Oppure, come quando nel 1919 il suo giornale, Il Popolo d'Italia, si fa promotore di un'ingente raccolta di fondi a favore di Gabriele D'Annunzio e dei suoi volontari. Questi hanno occupato la città di Fiume per riportarla all'Italia. Ecco il poeta in primo piano con il cappello d'alpino. Guidata dal poeta soldato, l'avanguardia dell'Italia di domani muove da Ronchi alla volta della città contesa. Un ideale l'ha guidata, un ideale che trascende il significato contingente dell'impresa. Si guarda più in alto e più lontano. La volontà ha affondato nel terreno fertile, ma incolto del sentimento nazionale un vomere, il cui acciaio è temprato da 3 anni di guerra. Mussolini però si guarda bene dall'inviargli l'ingente gruzzolo per intero. Ne storna di nascosto circa la metà. Questa cifra gli servirà per finanziare la sua prima campagna elettorale, che lo vedrà candidato a deputato con il simbolo dei fasci di combattimento. Ma si accontenta anche di appropriazioni minori, come quella della sua prima automobile, una Edoardo Bianchi tipo 15, che l'amante, Margherita Sarfatti, mette in conto all'opera Scaldarancio, un'associazione benefica sorta durante la Grande Guerra. Una volta al potere, Mussolini gestisce disinvoltamente il fondo cassa della sua segreteria particolare. Nel cassetto della scrivania, a Palazzo Venezia, accanto alla pistola,
tiene sempre una mazzetta di banconote per un valore di almeno 500.000 lire, circa 420.000 euro, considerando il valore della lira nel 1930, per piccole spese ed elargizioni estemporanee. La folla, finora trattenuta nelle adiacenze, irrompe impetuosamente nella piazza, improvvisando al duce una delirante dimostrazione. Il duce, infatti, ha l'abitudine di dare sempre qualcosa ai tanti, tantissimi che gli chiedono aiuto. In media giungono a Mussolini circa 140.000 richieste di sussidio all'anno. Nel 1933 una direttiva dell'ufficio stampa e propaganda raccomanda ai giornali di non pubblicare il numero degli italiani beneficiati, essendo questi oltre 2 milioni. In sostanza, 2 milioni di italiani hanno un sussidio privato da parte di Mussolini, concesso a sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, senza il controllo di nessuno e senza dover renderne conto a nessuno. Insomma, la cifra complessiva delle donazioni certificate è di oltre 172 milioni di lire, oltre 150 milioni di euro. Ma tanti e costosi sono anche i regali che il duce continua a ricevere. Soprattutto cavalli e automobili che raccoglie a Villa Torlonia in due scuderie. Non manca del resto di far partecipare le sue fuoriserie a competizioni sportive. A fianco alla rossa Alfa Romeo 2300 tipo Pescara del duce vediamo Bruno Mussolini, primo a partire della sua categoria e che, dopo una bellissima prova e un vivace duello con i migliori concorrenti, doveva classificarsi terzo. A parte la Bianchi tipo 15 e la rossa 2003 tipo Pescara, possiede una collezione di Alfa Romeo. Ma in garage ci sono anche una Spider 2030 HP, una RLSS 6 cilindri Spider Zagato, una 1500 Cabriolet, una 1500 Berlina, una 2+2 2003 Touring decappottabile, una Touring Berlinetta 1000 miglia superleggera 2003 e ancora una Lancia Astura prodotta in serie limitata. In queste immagini lo vediamo alla guida di una delle quattro 1750 di sua proprietà. E la prestigiosa residenza romana, per intercessione della scrittrice Margherita Sarfatti, gli è offerta dal principe Torlonia stesso per la cifra simbolica di una lira l'anno. È costituita da un'abitazione principale con 40 stanze. Attorno diversi villini dalle architetture più bizzarre. Poi le scuderie, la limonaia, il galoppatoio, il teatro, un piccolo lago, perfino una finta tomba etrusca. Tutto ben in armonia fra i molti ettari di parco. Non c'è che dire, è un regalo che il duce gradisce moltissimo. Insomma, dalle manovre corsare di Mussolini per finanziare la sua scalata al potere, fino agli omaggi e alle regalie del periodo del consenso, abbiamo visto che il duce ha parecchi scheletri nell'armadio. Ma non se ne cura. A lui tutto è consentito. E tutto consente ai suoi fedelissimi, fino a quando non decide di presentare il conto. In questa prima parte del nostro racconto abbiamo parlato soprattutto di arricchimenti sospetti e di come il duce lasci fare. Ma Mussolini ha in serbo una nuova arma, ancora più infida, ancora più sottile.
Per ciascuno dei gerarchi di Mussolini, la polizia segreta ha compilato interi dossier. Documenti utili per tenere sotto ricatto praticamente l'intera classe dirigente. Ma ci sono pagine ancora più scabrose. Sono le pagine che raccolgono le prove del reato di omosessualità. In epoca fascista, infatti, gli omosessuali sono considerati affetti da una vera e propria infamante patologia. Per loro c'è il confino, o perfino il manicomio. A volte non serve neppure che l'accusa sia fondata. Basta mettere in moto il meccanismo della calunnia per distruggere la reputazione di personalità anche molto importanti. Nel discorso alla Camera del 16 maggio 1925, il ministro della Giustizia, Alfredo Rocco, indica testualmente come uno dei principali compiti dello Stato sia reprimere tutte le forme di deviazione e di degenerazione della morale pubblica e privata. In questo ambito rientra anche l'omosessualità. Nel codice penale, approvato il 19 ottobre del 1930, si evita di prevedere direttamente il reato di pederastia. Certe cose, afferma il giurista, meno le si nominano, meglio è. Il paese è abbastanza sano. Il turpe vizio non è diffuso. I provvedimenti contro gli omosessuali allora rientrano in quelli relativi all'ordine pubblico. In poco tempo più di 300 persone vengono confinate per questa ragione alle isole Tremiti, alle Egadi, a Ponza, confusamente rubricati come politici o come delinquenti comuni. Per quelli che restano nei luoghi di origine c'è una quotidiana persecuzione fatta di ammonizioni, diffide, arresti, schedature, interrogatori, pestaggi. Il calvario dei cosiddetti traditori della stirpe include anche il manicomio, che inghiotte silenziosamente un numero incalcolabile di persone. Quelle a cui il regime nega ogni diritto di vita, trovandole in contrasto con i sacri vestiti della gioventù italica. La giovinezza italica ha dato conferma dell'altissimo clima di fede in cui il fascismo educa le nuove generazioni, baluardo proteso nell'avvenire per il compimento dei destini imperiali della nuova Italia. Mussolini si atteggia a Dendi, fazzoletto ricamato nel taschino, un fiore in mano, ma è solo un gioco. L'accusa di omosessualità è per lui uno strumento micidiale per allontanare o destituire persone politicamente scomode, per ammorbidire, minacciare, ricattare personaggi anche illustri, per controllare e intimorire ras e gerarchi troppo intraprendenti o, paradossalmente, troppo onesti. Il sospetto di pederastia inchioda, è inappellabile. Vero o falso che sia, è inaccettabile, inammissibile. E le teste a cadere sono tante. Si pensi che la prima è quella di Augusto Turati, chiamato da Mussolini alla segreteria del Partito Nazionale Fascista proprio per svolgere un'opera moralizzatrice dopo la gestione Farinacci. Qui lo vediamo, Borsalino in testa, a Piazza Venezia, mentre saluta i bambini in partenza per le colonie marine nell'estate del 1928. Turati
dovrebbe moderare l'ingordigia dei gerarchi. E certo prende il suo compito molto sul serio, fino a pestare i piedi perfino agli intoccabili del regime. Sono in molti a lamentarsi: Costanzo Ciano, Emilio De Bono, Renato Ricci. Ma a tendere la corda al boia è proprio Roberto Farinacci, che attacca Turati dalle pagine del suo giornale, Il regime fascista di Cremona. Come evitare lo scandalo? Intanto Turati, che dal 1930 era anche direttore del quotidiano La Stampa, viene sospeso nel 1932 dal partito fascista. Una punizione non sufficiente a evitare che la strategia della calunnia segua il suo corso. Se ne occupa ancora una volta Roberto Farinacci. Si procura una lettera compromettente inviata da Augusto Turati a una mezzana torinese, proprietaria di una casa di tolleranza. Il direttore della Stampa, infatti, ha avuto l'imprudenza di chiedere alla tenutaria di incontrare, come è avvenuto altre volte, un maschietto. Scatta quindi l'accusa di pederastia. Anche se il maschietto in oggetto non sarebbe un ragazzo, ma una prostituta giovanissima con i capelli tagliati, appunto, alla maschietta. Mussolini lascia che le illazioni partite da Cremona crescano fino a diventare verità. Eccolo Turati, mentre punta il dito accusatore. Ma si è spinto troppo in là, fino a toccare i poteri forti che avrebbe dovuto lasciare indisturbati. Turati viene bollato come invertito, colpevole della borrita sodomia. In questa rara immagine del 22 si vede il barbuto onorevole Luigi Lanfranconi. È lui a chiudere la faccenda con una battuta di dubbio gusto. Alludendo all'abilità di spadaccino del direttore della Stampa, commenta pesantemente: Turati è vittima del suo amore per il fioretto, il fio retto. Intorno ad Augusto Turati si fa il gelo. Emarginato. Viene espulso definitivamente dal partito. Viene esiliato a Rodi, dove rimane fino al 1937, e tormentato crudelmente negli anni successivi. Giovanni Giuriati, successore di Turati alla guida del Partito Nazionale Fascista, partecipa a Courmayeur a un raduno di escursionisti alpini. Mussolini si accanisce anche contro di lui. Anche Giuriati, come Turati, ha l'incarico di controllare gli affari dei fedelissimi del regime. Anche lui dovrà pagare a caro prezzo la denuncia della diffusa corruzione. Non solo Giuriati scopre le illegalità commesse dai gerarchi più importanti, fa molto di più. Passa al vaglio l'intero partito fascista e compila una lista di truffatori da epurare. Una lista lunghissima. Come zittire il nuovo e più pericoloso Savonarola? Giuriati viene travolto dallo scandalo insieme al direttore degli uffici di questura della Camera dei Deputati. In una delazione inviata all'ufficio della Polizia Politica si legge: il direttore degli uffici di questura, sfruttando la sua posizione, conduce una vita dissoluta, accompagnandosi fino a tarda notte in atteggiamenti lascivi con giovani militari e con il personale in servizio a Montecitorio. Per la sua pederastia passiva è sempre riuscito a salvarsi, perché Giuriati, avendo il suo stesso vizio, non ha potuto agire contro di lui. Giuriati conosce bene il direttore degli uffici di questura, essendo nel 1930, oltre che segretario del partito, anche presidente della Camera. Viene quindi accusato di aver protetto l'amico. Dietro questa campagna infamante ci sono l'onnipresente Roberto Farinacci
e Achille Starace, vice di giuriati, sportivissimo e fedelissimo del duce. La testa di giuriati, dunque, rotola, dopo appena 14 mesi di incarico, nonostante da molti sia considerato il miglior segretario della storia del Partito Nazionale Fascista. Chi di spada ferisce, di spada perisce. 30.000 giovani fascisti di tutte le province d'Italia al comando del ministro segretario del partito, Sua Eccellenza Starace. Anche Achille Starace, dopo aver affossato giuriati e dopo averne preso il posto alla segreteria del partito, nel dicembre 1931 rischia di essere vittima della stessa accusa di omosessualità. Finisce infatti tra le grinfie del capo della polizia, Arturo Bocchini, che trova irritante tutto quell'atletismo circense che il segretario ama in modo particolare. Starace infatti non perde occasione per esibirsi sotto gli occhi del duce. E il super poliziotto Bocchini, con quella sua mole piuttosto sgraziata, si sente tagliato fuori. Confeziona dunque delle micidiali informative su alcune presunte esperienze sessuali di Starace. Si dice che questi sarebbe stato espulso dal Collegio Nazionale di Lecce per pederastia passiva e che successivamente avrebbe preso parte a orge con uso di stupefacenti e varianti sodomitiche. Accusa incredibile per il duce, ogni giorno esaltato dal saluto del suo fedele segretario. Salutate il duce, il fondatore dell'impero! Questa volta è lo stesso Mussolini a impedire che la macchina della diffamazione stritoli Starace, uno dei suoi gerarchi più fidati e obbedienti. Mette quindi personalmente a tacere Bocchini. Il caso più singolare concerne due personaggi di punta dell'apparato repressivo. Carmine Senise, capo della polizia dal 1940 al 1943, divide l'appartamento da diversi anni con Leopoldo Zurlo, il responsabile della censura teatrale. Questo è sufficiente a destare sospetti. I delatori non mancano. La lettera anonima questa volta viene inviata a Donna Rachele Mussolini nel 1943. Vi si legge: l'attuale capo della polizia, anche moralmente, è vacatissimo. Egli è un pederasta e da tanti anni convive con l'eccellenza Zurlo, che gli fa d'amica, ed è anche in rapporti intimi con la sorella di lui. Qualche giovane funzionario di pubblica sicurezza è in rapporti omosessuali con lui ed è divenuto per questo ricco e strapotente, temuto da tutti. Credete voi che ce ne sia abbastanza per cacciarlo via come merita? O volete aspettare che possa sotterrare il duce? Fin qui abbiamo visto come lo spettro dell'omosessualità sia stato usato contro eminenti personalità del partito fascista. Ma le dicerie sfiorano perfino il colle più alto, il Quirinale. C'è una questione molto scabrosa che serpeggia fin dagli anni 30 in Italia. Una questione così scottante da essere taciuta allora e da venire confinata nel pettegolezzo dopo la fine della guerra e per molti anni ancora. Si tratta della presunta omosessualità del principe Umberto, erede al trono dei Savoia. Voci che correvano nonostante il principe avesse 4 figli con la moglie Maria José e gli fossero attribuite inoltre numerose amanti. Giovane di bell'aspetto e di modi gentili, elegante, a volte un po' eccentrico, chiamato in tutta Europa Le Prince Charmant. Umberto è brutalmente definito dall'Obra, la polizia politica, il principe pederasta.
un'arma di ricatto straordinaria per Mussolini, che non nutre certo simpatie per la monarchia. ...1928... In Belgio, l'erede al trono scampa all'attentato di un socialista italiano. Da quel momento, con la scusa di proteggerlo, gli viene tessuta attorno una fitta rete di controllo. Il dossier concerne alcune relazioni che Umberto avrebbe avuto fin dagli anni giovanili con Luchino Visconti, il pugile Primo Carnera, l'attore francese Jean Marais e ufficiali dell'esercito. Il tenente Enrico Montanari, bersagliere e futuro partigiano, racconta nelle sue memorie di aver respinto le regali avance e di aver pagato quel rifiuto con la fine della sua carriera. Ma a tradire definitivamente il principe, rivelando numerosi particolari compromettenti, è il suo stesso attendente personale. Mussolini tiene quindi in pugno Umberto, tanto da poterlo ricattare. Eppure niente trapela. Il duce si limita a specificare con una velina ai giornali che questi non deve mai essere definito principe ereditario, ma solo principe di Piemonte. È allora che la stampa fascista comincia ad attaccare la monarchia più direttamente e Umberto viene derisoriamente soprannominato Stellassa, bella stellina. Le carte del dossier devono essere state considerate dal duce di tale importanza che le porta con sé nei giorni della Repubblica di Salò. Tenute nella famosa borsa che accompagna il duce durante il suo ultimo viaggio fino a Dongo, sono prese dai partigiani. Queste carte scompariranno misteriosamente, almeno fino ad oggi. Questi che vi abbiamo raccontato sono casi in cui personalità di grande rilievo vengono tenute sotto scacco con l'accusa di omosessualità. Che si tratti di pura calunnia o che ci siano invece dei fondamenti di verità, in fondo cambia poco. Per Mussolini l'importante è raggiungere il suo scopo, controllare ed eventualmente eliminare i suoi uomini. Ma quali sono invece i provvedimenti previsti dal regime per chi non ricopre cariche di prestigio? Qual è il destino degli omosessuali comuni? Tra le molte storie, ricordiamo quella di un commerciante della provincia di Catania. Sottoposto a processo perché, si dice in paese, veste in modo effeminato, viene costretto all'ispezione medica del retto e dichiarato persona dedita alla pederastia passiva. Viene per questo condannato a 5 anni di confino da scontare alle isole Tremiti. A San Domino, nelle Tremiti, c'è una colonia penale di signorine. Così vengono chiamati un centinaio di omosessuali. Antonio P. viene definito dalla polizia pederasta tipico per la sua inveterata depravazione, per le sue fattezze fisiche e per il suo modo di comportarsi che non fa mistero delle sue prave tendenze alla femminilità, tanto che si compiace di farsi chiamare Ninetta. Inoltre, si vanta di avere parecchi amanti, con i quali accoppiarsi in luoghi reconditi, qualche volta sorpreso in atteggiamenti lascivi e ributtanti. Di Giuseppe L.P. viene fatto questo ritratto. Dal viso scarno, gli occhi infossati, dalle narici larghe, le labbra grosse. Appare il tipo perfetto del sensuale. La voce non rivela anomalie, ma è la pratica nell'intimo che dà prova della sua inversione sessuale. Il questore, per avere una conferma oggettiva dell'omosessualità, sottopone tutti gli imputati per pederastia a visita medica. La definizione di pederasta occasionale non ad uso a coito abituale è la meno ricorrente e la più neutra delle definizioni. In realtà, nella gran mole dei certificati medici,
I responsi sono così orribilmente dettagliati e disumani che, pur disponendo di un lungo elenco di raccapriccianti descrizioni corporali, abbiamo deciso di ometterle per rispetto del nostro pubblico. Anche se la loro pubblicazione avrebbe dato ancora più il senso dell'accanimento feroce e derisorio da parte del fascismo nei confronti degli omosessuali. Solo un episodio, forse il più pudico. Per Barbaro M., che ha un fratello dottore, scoppia una vera lotta di perizie e controperizie. Il malcapitato, nel frattempo, è stato confinato alle isole Tremiti. L'ultima parola spetta perciò al responsabile di quelle colonie penali, il medico provinciale di Foggia. Nella conclusione, la sua perizia è spietata. Culo rotto, scrive, e il ricorso è respinto. Non solo nei casi di omosessualità, considerata ai tempi un reato fra i più infamanti, ma più in generale è la vita sessuale ad essere sotto osservazione. E gli agenti dell'ovra riempiono pagine e pagine sulle abitudini più private e segrete di personaggi anche molto illustri. La polizia politica del regime, infatti, tiene sotto stretta sorveglianza le case di tolleranza, dette volgarmente anche bordelli o casini. Luoghi di piacere allora assolutamente legali e fonti inesauribili di informazioni. Mussolini è convinto che gli uomini rivelino i loro segreti più importanti in questi luoghi, a letto, con una donna. Anche per lui, in fondo, è così. Il ritrovo preferito degli squadristi a Milano è la casa di tolleranza in via San Carpoforo, il cui proprietario, il commendatore Cesare Albino Bianchi, è un imprenditore del settore. 12 case, guadagni per oltre 5.000 lire al giorno. È un entusiasta finanziatore del fascio. Sua è la casa di lusso frequentata a suo tempo anche dallo stesso Benito Mussolini. Quella in via San Pietro all'Orto, famosa per lo strabismo di Venere, allora molto apprezzato di alcune delle sue ragazze. A Roma, sul finire degli anni venti, il caporale della milizia, Norberto Placidi, mentre sale le scale con la prescelta per andare in camera, esclama: «Vie, fregnadoro, che mo te metto Erduce in Villa Torloni!» La polizia viene immediatamente informata. Ne segue arresto per vilipendio. Molto richiesti a Roma il Giorgina di via Borgogna e il 10 di via degli Avignonesi. Qui si fa vedere spesso il quadrunviro Michele Bianchi quando rompe la sua relazione con la cantante Anna Fugè. È l'uomo in bombetta e occhiali che saluta un ragazzino. Di lusso è il 15 di via Fontanella Borghese, dove è garantita l'internazionalità delle professioniste, turche, francesi, giapponesi, tedesche. Ma con l'avvento dell'autarchia rimarranno solo le italiane. Famoso è ancora il Maison Oriental di Venezia, il Madame Saffo di Firenze. La legislazione vigente prevede che una prostituta possa iniziare la sua carriera a 21 anni o anche a 18, purché emancipata, che significa avere marito. Per lavorare nei bordelli d'alto bordo occorre una raccomandazione. La maîtresse fa spogliare per un attento esame tutte le nuove candidate. In certi casi, per affinare la tecnica, una ragazza viene
mandata a bottega in un bordello di secondo o terzo ordine. Lavorare in una casa di lusso vuol dire clientela più scelta, un numero minore di prestazioni e maggiori introiti. L'abbigliamento deve essere inappuntabile. Nel casino di Via Chiaravalle a Milano, gli abiti che indossano le signorine sono confezionati dalla famosa stilista Bichy. Alla fine della guerra, le case di tolleranza in Italia sono 730, le lavoratrici 3400. Per giovani e adulti, il bordello è un luogo intimo, dove il cameratismo maschile si rafforza. Figurati se non siamo amici, andiamo al casino assieme. Diventa un modo di dire. E così, fra una battuta e l'altra, tutti vengono schedati per le loro abitudini sessuali, materiale che può tornare sempre utile. Nei bordelli di lusso ci sono i clienti più interessanti da spiare, diplomatici, gerarchi, aristocratici. Il duce ha una preziosa fonte di informazione. Fedora Sandelli. Piccola di statura, seno grande, che tutti chiamano Venere Tascabile. Tenutaria di bordelli e prostituta lei stessa. Esercita in una villa sulla via Appia, con 10 fanciulle destinate a una cerchia assai ristretta di personalità. All'inaugurazione della casa, tutte le ragazze sono vestite da avanguardiste in versione sexy. Le tariffe vanno dalle 500 lire per una semplice prestazione alle 2000 per una notte intera, ai tempi in cui una centralinista non arriva a uno stipendio di 500 lire al mese. Alla fine degli anni 30, quando si fa più stretto il legame con la Germania, della pensione Sandelli si fa un uso strategico a largo respiro. Lì, infatti, si possono incontrare persino alti ufficiali nazisti. Viene portato in visita a Via Appia anche Sepp Dietrich. È il comandante della Leibstandarte, i pretoriani di Adolf Hitler. Lo scopo è quello di ottenere informazioni sui progetti segreti dei tedeschi nei confronti dell'Italia. Nelle sue memorie, la Sandelli narra che nel 1938, durante la visita di Hitler a Roma, una delle ragazze era rimasta incinta di un alto ufficiale nazista. Le SS l'avevano condotta in Germania, dicendo che l'avrebbero fatta abortire, per poi in realtà avvelenarla. Altre 3 prostitute messe incinte da gerarchi fascisti sarebbero morte. Una suicida. Altre 2 per dissanguamento, in seguito ad aborti praticati clandestinamente. Fra gli ospiti illustri anche il genero del duce, Galeazzo Ciano, marito di Edda. Con lui Alessandro Pavolini, Renato Ricci, Attilio Teruzzi, Roberto Farinacci e persino l'anziano Emilio De Bono. Il più valoroso della compagnia è però Ettore Muti, aviatore pluridecorato. Lo vediamo in divisa nera e berretto in visita all'Accademia Femminile di Educazione Fisica di Orvieto. Generoso, Muti dispensa il segreto della sua virilità anche ai colleghi. Bere ogni sera un bicchiere di miele con una dozzina di mandorle. Oppure mangiare 2 occhi di iena arrostiti accompagnati da una radice di liquirizia. Mussolini dunque tiene sotto controllo la vita sessuale dei suoi gerarchi. Ne conosce segreti, debolezze e prodezze. Ma per quanto riguarda lui stesso, il duce non fa che esaltare la sana virilità maschile, le madri prolifiche, le famiglie numerose. E le donne lo adorano, danno figli all'Italia e stringono la cinghia. In queste immagini del 1937,
la manifestazione a Roma alla quale partecipano più di 60.000 donne provenienti da ogni parte della penisola per rendere omaggio al loro idolo. Donne italiane fasciste, il regime potrà sempre contare su di voi! Lo seguirebbero con la stessa cieca determinazione se sapessero che il loro duce ha centinaia di amanti segrete? La storiografia del pettegolezzo attribuisce al duce in tutta la sua vita una sessantina di relazioni certificate. Un lungo elenco di amanti più o meno clandestini. Fra le prime c'è l'attivista socialista russa Angelika Balabanov, che conosce Benito a Losanna, in Svizzera, quando lui è ancora uno sconosciuto agitatore. Lei allora lo chiama miserabile vagabondo, ma poi diventa sua fedele collaboratrice alla direzione dell'Avanti. A Milano la logistica è impeccabile. Angelika abita in via Castelmorrone numero 9. Benito, con la moglie Rachele e la piccola Edda, al numero 18. Dopo Angelika, ebrea, ecco Margherita Sarfatti. Non manca una fiera del libro. La vediamo ai mercati Traianei, a Roma, nell'edizione del 1932. Coltissima, giornalista, scrittrice. Anch'essa ebrea. Nel 1925 dà alle stampe in Inghilterra la famosissima biografia Dux, 20 traduzioni in tutte le lingue e un successo epocale che lancia il mito di Mussolini nel mondo. Teorica dell'arte, animatrice della famosissima corrente artistica Novecento, collaboratrice di Mussolini all'Avanti, prima, e al Popolo d'Italia, poi. Direttrice di Gerarchia, la rivista di proprietà di Mussolini. Sarà costretta a lasciare l'Italia con l'avvento delle leggi razziali. La Balabanov e la Sarfatti non daranno eredi a Mussolini, ma lungo è l'elenco della prole del duce. 5 figli con Rachele e un numero imprecisato fuori dal matrimonio. Ma andiamo con ordine. 1907. Benito è maestro in Carnia, in Friuli. Qui nasce il suo primo figlio. Il nome è Candido. La madre è un'operaia, Gigia Paietta Nigris. Nel 1909 ecco un secondo figlio, che muore all'età di 2 anni. Lo ha messo al mondo la trentina Fernanda Os Facchinelli, una ragazza bellissima, malata di tisi. Della sorte dei primi figli del duce non si saprà più nulla. Terza, la figlia Edda, nel 1910, da Rachele Guidi. Edda, eccola 19enne, mentre gioca a pallone con il padre a Villa Torlonia. Rachele si è unita a Mussolini senza alcun rito religioso o civile. Soltanto anni dopo diventerà ufficialmente sua moglie. Frutto di illazioni mai confermate sono le attribuzioni di una quarta paternità, quella di Pino Romualdi, e di una quinta, quella di Asvero Gravelli, vicini al duce quasi come figli. Gravelli è un fascista intransigente. Negli anni 30 diventa direttore della rivista Anti-Europa. E sono in molti a sostenere che questa nomina sia dovuta alla sua straordinaria somiglianza con Mussolini. Romualdi, invece, parte volontario nella guerra di Etiopia. Entrambi seguiranno il loro duce anche nella Repubblica Sociale. Nel 1944, Romualdi è, per alcuni mesi, vice segretario del Partito Fascista Repubblicano. Nel dopoguerra sarà tra i fondatori del Movimento Sociale ed eletto deputato in Parlamento.
e arriviamo al sesto figlio, nato da un'ebrea russo-polacca, Fernanda Ostrowski. Nel 1914 va in vacanza sulle coste della Romagna. Qui ha un breve flirt con il futuro duce. Fernanda lo abbandona non appena si rende conto di che tipo sciagurato lui sia. Il settimo figlio è ancora un maschio, Benito Albino, avuto nel 1915 a Milano dalla trentina Ida Dalser. Secondo alcuni, l'avrebbe sposata in chiesa. In albergo Mussolini l'avrebbe infatti presentata come sua moglie. Lei, per il futuro duce, è disposta a tutto. Arriva perfino a vendere il suo istituto di bellezza a Milano per aiutarlo nella fondazione del Popolo d'Italia. Ma lui la abbandona e lei, pazza di dolore, finirà per morire in manicomio. Stessa triste sorte avrà Benito Albino. Ottavo figlio del duce sarebbe Virgilio nel 1917, avuto da Alice de Fonseca Pallottelli, detta la Giovanna d'Arco del fascismo. Moglie di un impresario musicale, in seguito si recherà negli Stati Uniti per tenere applauditissime conferenze sul duce. Virgilio seguirà il presunto padre fino agli ultimi giorni della Repubblica Sociale Italiana. Sempre del 1917 è una nona paternità. Da Rachele nasce Vittorio. Eccolo grassottello in Piazza del Popolo, vestito da Balilla. Futuro sceneggiatore cinematografico e fondatore della rivista Cinema. E sempre da lei, Bruno, nel 1918, aviatore. Morirà a Pisa nel 1941, mentre è alla guida del primo moderno quadrimotore dell'aviazione militare italiana. L'undicesimo figlio di Mussolini sarebbe Glauco, nato nel 1920. La madre è Bianca Ceccato, giovane segretaria del Popolo d'Italia. Un figlio artista, scrittore. Con lo pseudonimo di Glauco di Salle diventerà un buon drammaturgo. Nel 1957 sarà lo sceneggiatore di un giallo televisivo per la Rai. Dodicesima paternità gli viene attribuita nel 1923 dalla stilista Angela Curti Cucciati, che mette al mondo Elena. La ragazza lo seguirà fino al suo ultimo viaggio a Dongo. Ma stando alle lettere scambiate fra Clara Petacci e Mussolini durante la Repubblica Sociale, è lo stesso duce a negare questa paternità. Ancora con la moglie Rachele, nel 1927, il tredicesimo figlio, Romano. Eccolo, bambino, futuro pianista jazz. E nel 1929, la quattordicesima, Anna Maria. Qui, ventenne, nel dopoguerra, ha una sfilata di moda. Mussolini è coinvolto da nuova passione anche quando sua figlia Edda si sposa. In quel periodo papà Benito è preso dal fuoco di un nuovo amore. Lei è la pianista Magda Brard, un'ex bambina prodigio, figlia di un senatore radical socialista del Parlamento di Parigi. In questo documento, inedito per la televisione, la mostriamo fanciulla al pianoforte. Nel 1932 Magda metterebbe al mondo per il duce la figlia Vanna. Il sedicesimo erede di Mussolini sarebbe frutto della relazione con Romilda Ruspi, figlia di uno scalpellino funerario del Verano e sorella di un'impiegata addetta agli uffici amministrativi di Villa Torlonia. Il marito minaccia uno scandalo e per questo viene perseguitato dalla polizia.
accusato di gelosia morbosa, viene cacciato da casa per di più con il dovere del mantenimento dell'adultera. Presto è costretto a fuggire in Francia. Romilda otterrà da Mussolini un appartamento e un vitalizio. Il duce vuole che il figlio abbia un lavoro sicuro. Così gli compra un garage con annessa pompa di benzina nella città di nuova fondazione, Littoria, l'odierna Latina. Di figli ce ne sarebbero altri e di amanti molte altre ancora, spesso anonime. Si dice che debbano essere almeno un migliaio. Per anni il duce riceve una donna al giorno, ogni giorno, per un fugace incontro a metà mattina. Vengono tutte scelte, dopo attenta indagine, dalla sua segreteria particolare. E questa processione giornaliera non si arresterà neppure nel 1932, quando legherà a sé e per sempre la sua ultima amante, la giovanissima Claretta. La loro relazione è osteggiata da Edda e da suo marito Galeazzo, che cercheranno di gettare fango su Claretta e sulla sua famiglia. Ne nasceranno così abbandoni, pianti, litigi, che avranno solo l'effetto di dare più forza alla coppia. È un amore intenso, maniacale, passionale. Ecco la trascrizione di una delle loro conversazioni telefoniche del 1937. T'amo tanto, tanto. Il profumo dei tuoi baci mi stordisce, mi annienta. Quando ti guardo negli occhi, leggo in fondo all'anima tua. Il mondo scompare, dimentico tutto e tutti. Non vivo che di te e per te. Sono felice, ben mio, delle parole che mi dici e che mi porto scolpite nel cuore. Allora mi perdoni? Ma cosa devo perdonarti, vita mia? Ti comprendo e ti amo. La gelosia mi rende folle. Per essa sarei capace di qualunque atto. L'abbiamo detto, il duce non sa essere fedele. E dunque c'è ancora un altro amore burrascoso per Mussolini, quello con Magda Fontange. Ecco il suo volto. La grande storia lo mostra questa sera per la prima volta. Inviata del quotidiano Le Matin, Magda scrive del dittatore italiano. I suoi occhi hanno uno splendore incomparabile, affascinante. E io sfido chiunque ad affrontarli senza restarne profondamente turbato. Ma Magda è anche un agente dei servizi segreti francesi. Forse anche per questo viene liquidata da Mussolini, seppure con una regalia di 15.000 lire. Il suo vero nome è Madeleine Laferrière Corabeuf. Per il dolore della separazione dal duce, cerca di avvelenarsi. È convinta che a denunciarla come spia sia stato l'ambasciatore di Francia a Roma, Charles Pineton de Chambrun. È l'uomo a sinistra, con il bastone, all'uscita del parco. Nel 1937, Magda attende il diplomatico a Parigi, alla Gare d'Orsay, e gli spara un colpo di pistola che lo ferisce gravemente. Duce visita la nuova sede della Banca Nazionale del Lavoro. Soldi, sesso, segreti, le tre S del Duce. Di questo vi parliamo oggi. Soldi, come si è visto, per corrompere, per comprare silenzi o consensi, chiudendo un occhio su arricchimenti esagerati, su conflitti di interessi evidenti, su tante piccole e grandi truffe quotidiane. E dove questo non basti a garantire la totale fedeltà, c'è il sesso come arma di ricatto. E l'accusa di omosessualità, la più grave, la più infamante. Ora
il nostro racconto è arrivato a segreti di ben altro genere. A quegli affari e a quegli accordi tenuti nascosti agli italiani, con poteri così forti da determinare le sorti del paese. Rapporti stabiliti fin dagli albori del fascismo, da prima della marcia su Roma, prima del 28 ottobre 1922. Cominciamo dalla massoneria, l'associazione segreta per eccellenza. Della massoneria fanno parte membri della classe dirigente del regno, personaggi della grossa industria e della finanza, nonché ufficiali delle forze armate. Per Mussolini, che è in procinto di organizzare la marcia su Roma, è perciò fondamentale averne l'appoggio. Infatti, per ben due volte si incontra alla stazione Termini, nella capitale, con influenti massoni. Tra di essi, uno dei capi della massoneria, Raul Palermi. Il Gran Maestro gli avrebbe garantito il pieno appoggio organizzativo e finanziario all'impresa. Inoltre, anche moltissimi gerarchi sono iscritti alle logge. Farinacci, Starace, Balbo, Bottai, Rossoni, Costanzo Ciano, tanti altri ancora. Avrebbero tratto segreto e illecito vantaggio economico dalla fratellanza massonica? Le voci corrono. 1924. Uomini del partito fascista, tutti massoni, si sarebbero spartiti una cospicua tangente. Provenienza, la multinazionale americana del petrolio, Sinclair Oil. In cambio, questa sarebbe stata favorita per ottenere contratti di fornitura all'Italia. Un oleodotto di 1600 metri per il discarico diretto delle petroliere di grande tonnellaggio che in tal modo per la prima volta si potranno ancorare in mare aperto. La trama affaristica viene scoperta dal deputato Giacomo Matteotti, che si appresta a denunciare il malaffare dai banchi di Montecitorio, con prove alla mano ottenute dalla massoneria inglese. Ma Matteotti non potrà parlare. Verrà rapito da una squadraccia fascista e poi ucciso. Mussolini è il mandante dell'omicidio? Se ne parla ancora oggi. È un altro dei suoi segreti. Intanto Mussolini riesce a volgere a suo favore la crisi istituzionale sorta con il caso Matteotti e con il discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera avvia l'Italia verso la dittatura. Da questo momento il rapporto tra il duce e la massoneria comincia a incrinarsi. Ora non può più tollerare una lobby segreta con un potere proprio, uno Stato nello Stato, e decide di liberarsene. Prima l'ha sapientemente e opportunisticamente usata, poi se ne disfa. Con un provvedimento ratificato dal Senato del Regno il 20 novembre 1925 si proibisce qualsiasi organismo associativo che per statuto tenga segreti i nomi dei propri soci. Quindi la massoneria, che d'ora innanzi è fuori legge. Se con la massoneria il rapporto è stato ambiguo, quello con la classe industriale italiana è stato, per Mussolini, costante e duraturo. Soprattutto con quella piemontese, lombarda, veneta, ligure e romagnola, che nel biennio 1920-1922 maggiormente si è servita del fascismo per arginare la rivolta degli operai nelle fabbriche. Per capirne la genesi, bisogna tornare ai giorni immediatamente precedenti alla marcia su Roma, quando alcuni industriali milanesi vanno a trovare Mussolini presso la redazione del Popolo d'Italia. Non è solo una visita di cortesia, ma di affari. Aprono il portafoglio.
un responsabile dell'associazione bancaria avrebbe lasciato sulla sua scrivania ben 20 milioni di lire, circa 17 milioni e mezzo di euro di oggi. E quasi altrettanti sarebbero stati elargiti sotto banco al futuro duce dall'associazione degli industriali. Mussolini riceve le elargizioni. Gli industriali sosterranno l'affermazione del fascismo. In cambio il duce promette l'approvazione di un vasto pacchetto di leggi a loro favorevoli, una volta ottenuto il potere. Ma ci saranno anche seggi alla Camera o al Senato, in modo che alcuni imprenditori possano beneficiare dell'immunità parlamentare e intervenire personalmente sulle leggi. Viva Benito Mussolini! Scambi di favori e arricchimenti. Senatore autorevole diviene Giovanni Agnelli della Fiat. Lo vediamo con Mussolini al Lingotto di Torino durante la visita del duce nel 1932. E ancora, reciproci vantaggi nascono dall'amicizia con Alberto Pirelli, industriale della gomma. Pirelli sarà nominato consigliere economico dello stesso Mussolini. Poi andrà alla presidenza delle Camere di Commercio Internazionali e dal 34 sarà anche presidente della Confindustria. Quello che vi ha detto poco fa il senatore Agnelli è sacrosantamente vero. La presenza di Agnelli nelle maglie della politica permetterà la trasformazione in industria bellica della Fiat, che sarà spesso favorita nelle commesse. Non meno privilegiati sono i banchieri. Il consiglio di amministrazione della Banca Commerciale fa il pieno, con 9 senatori e un deputato. Il Credito Italiano ottiene 7 senatori e 3 deputati. Il Banco di Roma, 2 senatori e 4 deputati. E fiumi di denaro scorreranno in occasione delle prossime guerre promesse. La forza del potere bancario è tale che fin dal 1923 lo Stato interviene a piene mani e senza chiedere nulla in cambio. Mussolini opera per il salvataggio del Banco di Roma, del Banco di Santo Spirito, della Banca Nazionale dell'Agricoltura e di tantissime altre. In 7 anni la perdita secca dello Stato è di ben 5 miliardi di lire dell'epoca. Altri 6 miliardi vengono elargiti negli anni successivi. In tutto 11 miliardi. Oltre 9 miliardi di euro, calcolando il valore della lira nel 1930. L'industria italiana lavora senza sosta per la difesa nazionale. In questo grande stabilimento vengono prodotti gli automezzi per le nostre forze armate. Sono trascorsi più di 10 anni dai primi accordi fra Mussolini e gli industriali. Questi lo hanno finanziato e lo hanno agevolato nella scalata al potere. Ora, per il duce, è arrivato il momento di sdebitarsi. È una guerra di conquista, anzi, la conquista di un impero. È un'opportunità straordinaria. L'occasione politica arriva all'improvviso dall'incidente militare di Wal Wal ai confini dell'Etiopia con l'Eritrea, colonia italiana. Anche per i gerarchi, la guerra è una nuova occasione per fare affari. O l'Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta! Il 3 ottobre 1935, Mussolini dichiara guerra all'Etiopia. Il costo in denaro del conflitto sarà altissimo. 40 miliardi di lire del 1936, pari a circa 39 miliardi di euro. Per l'industria è il più grosso affare dall'avvento del regime. Lo stabilimento militare di Scanzano, vi si fabbricano le minestre scatolate sistema Chiarizia. Solo in termini di viveri ci vogliono 15 milioni di scatole di minestra, 17 milioni di confezioni di carne in scatola,
poi 5 milioni di paia di scarpe, 92 milioni di metri di panno per le divise, 12.000 serbatoi per le riserve d'acqua. Nel solo mese di ottobre del 1935 giungono nel porto di Massawa 150.000 tonnellate di materiali. È un Bengodi per tutti. Per gli italiani, che si illudono di essere tornati ai fasti gloriosi dell'impero romano, ma soprattutto per i faccendieri dell'economia e della politica, che lucrano sulle spese. E Mussolini, come sempre, lascia fare. L'utile netto fra banche e imprese è valutabile intorno ai 5 miliardi di lire, cui va aggiunto un plus guadagno non dichiarato di altri 2 miliardi, spesso adoperato per ungere le ruote giuste. Oggi farebbe un totale di quasi 7 miliardi di euro. Con l'intervento di numerosi ufficiali in congedo si è svolta un'interessante esercitazione tattica, durante la quale sono stati presi in esame particolari problemi per la difesa antigas. Si lucra anche sugli aspetti più vergognosi della guerra di Etiopia: l'utilizzo dei gas asfissianti all'iprite, proibiti dalla Convenzione di Ginevra. Le bombe all'iprite di 100 kg, la famosa C-500T, costano allo Stato 4.500 lire l'una. Ma il guadagno non è solo sugli ordigni. Sul conto anche le protezioni che i soldati italiani devono adottare per difendersi dai loro effetti. A suggerire il rimedio interviene Alberto Pirelli, consigliere economico del Duce e comproprietario dell'unica grande industria della gomma italiana. La Pirelli è fornitrice di tutti gli pneumatici dei camion e delle auto inviate per la conquista. Ora vuole vendere allo Stato anche le proprie maschere antigas. Del modello 33 ne produce appositamente 75.000 esemplari da spedire in Africa per la modica cifra di 5.850.000 lire. La guerra d'Abissinia si rivela un grosso affare non solo per i produttori di mezzi e armi, ma anche per un'infinità di imprese civili che seguono a ruota l'esercito occupante. E queste devono ottenere licenze, concessioni, permessi speciali, tutte possibili occasioni di guadagno illecito. E si riversano in Africa orientale ben 823 aziende di costruzioni, con un capitale investito pari a oltre 800 milioni, poco meno di 800 milioni di euro. La liquidità scorre a fiumi e in molti vi si abbeverano. Ai 40 miliardi di lire del costo della guerra, a conti fatti, se ne aggiungono ancora altri 13 di spesa pubblica per investimenti civili, per complessivi 53 miliardi, oltre 52 miliardi di euro. Un flusso di denaro enorme, su cui molti hanno fatto la cresta. E naturalmente tutto questo va tenuto segreto. Ma certi fatti sono sotto gli occhi di tutti. Il favoritismo verso alcune aziende è fin troppo evidente. Per esempio la Fiat del senatore Agnelli, che invia in Africa l'86% degli autocarri in circolazione. Per le casse dello Stato è un vero disastro. La resa economica reale della guerra di conquista è in totale perdita. Le risorse dell'Etiopia non saranno e non potranno essere mai tali da compensare il costo dell'impresa. Ma questo gli italiani non lo sanno. Non devono assolutamente saperlo. Ma c'è ancora una cosa che gli italiani ignorano, e cioè che il loro duce è tenuto al guinzaglio da parenti e amici, che la sua volontà è fiaccata dal ricatto affettivo, che, come vedremo, non riesce quasi mai a dire di no
alle due donne che più contano nella sua vita, la figlia e l'amante. Nella seconda metà degli anni 30, Mussolini resta coinvolto in un intimo conflitto tra l'amore per la figlia e quello per l'amante. Edda e Claretta. Ancora una volta, una lotta fra persone che hanno una cosa in comune: la passione per il denaro. Un'esibizione di fanciulle allo stadio olimpionico in onore della contessa Ciano Mussolini, in visita nella capitale del Reich. Edda è giovane, sportiva, intelligente. Edda è anche moglie del ministro degli esteri, Galeazzo Ciano. Vediamo i coniugi in visita di Stato in Ungheria. Sono un punto di riferimento per gerarchi, imprenditori, alti membri delle forze armate o semplicemente per amici ricchi che amano il bel vivere. È il cosiddetto clan Ciano. Un clan che decide, che trama, che fa affari. Un clan che muove ingenti capitali. Edda è la prima donna del regime. Ma all'improvviso scopre una rivale, non prevista. La nuova amante del padre, Clara Petacci. Anche lei molto giovane, ma con una famiglia molto ambiziosa, decisa a trarre ogni profitto dall'innamoramento del duce. Le immagini che vediamo sono state girate dalla settimana Incom nel 1942 alla Camilluccia. Qui i Petacci hanno una villa ottenuta grazie a un mutuo facilitato da Mussolini. L'occasione è il matrimonio della sorella di Claretta, Miriam. Il padre di Claretta è un medico, ma nutre aspirazioni giornalistiche. Mussolini gli fa avere un contratto con il Messaggero di Roma per 2 articoli al mese, pagati 2.000 lire, anche se non pubblicati. Per aiutarlo a volte, glieli corregge il duce stesso. La sorella minore, Miriam, invece, ha velleità di attrice e con il sostegno del duce potrebbe raggiungere in breve la fama. I Petacci si attrezzano immediatamente per trarre i più lauti guadagni dal suo debutto cinematografico. La madre, Giuseppina Persichetti, fonda un'apposita casa cinematografica, la Viralba Film. Viene ingaggiato il regista Camillo Mastrocinque. Ha un bel da fare nel dirigere la debuttante, che si è data il nome d'arte di Miriam di San Servo. Il titolo del film è Le vie del cuore. Ecco alcune inquadrature che vediamo sullo schermo televisivo per la prima volta. Cercate qualcuno? Oh, finalmente! Si può sapere dove sei cacciato allo stagliere? È un'ora che lo cerco. Un'ora mi sembra un po' troppo. Siete arrivata adesso? Ma insomma, dov'è? Ma chi? Lo stagliere! E perché urlate tanto? Ho capito benissimo. Non lo so. Sponsorizzata dal duce, Miriam viene fatta premiare al Festival di Venezia. Nella sala del Lido, uno spettatore sta dita in bocca per far partire un fischio, ma viene prontamente dissuaso dalle occhiate perentorie dei poliziotti. Il film è un fiasco, eppure i Petacci non demordono. Intorno a loro si è formato tutto un clan di amicizie interessate. Imprenditori e industriali, che sperano in commesse dal Ministero della Guerra. Ufficiali, che contano di avere con il loro aiuto promozioni di carriera e aumenti di stipendio. Faccendieri che propongono loro affari non sempre legittimi. Uno dei frequentatori più assidui dei Petacci è il sottosegretario agli interni Guido Buffarini Guidi, che già abbiamo visto coinvolto nelle vessazioni seguite alle leggi razziali. Il clan Ciano. Il clan Petacci. Fra loro
si odiano. Entrambi hanno bisogno di soldi. Sempre. Edda ha il vizio del gioco d'azzardo. È il segretario particolare del duce, Osvaldo Sebastiani, a finanziarle i debiti, attingendo al fondo di beneficenza di cui dispone. Il duce sovvenziona la figlia anche con prelievi straordinari dalle casse del suo giornale, Il Popolo d'Italia. Ma neppure questi sono sufficienti. Un informatore, nel luglio del 1939, dichiara alla direzione di polizia politica a Roma: alcuni giorni fa, due signori di Gorizia che amano il gioco e si recano spesso anche a Venezia, al casinò, per sfogare la loro passione, si sono trovati con la contessa Edda Ciano Mussolini. Era già tardi. La contessa è entrata in sala da gioco. Si è fatta portare una comoda poltrona e in meno di 10 minuti ha perduto la somma di 250.000 lire. Poi, tranquillamente, si è alzata e se n'è andata. 250.000 lire di allora, più di 200.000 euro, considerando il valore della lira nel 1939. Mussolini finanzia la figlia, ma finanzia anche l'amante. Infatti, dà ordine al sottosegretario agli interni, Guido Buffarini Guidi, di concedere a Claretta un assegno di 200.000 lire al mese da utilizzare per cosiddette opere di bene. Buffarini, l'uomo con la giacca nera, assiste con il duce a un'esercitazione dei vigili del fuoco. La relazione tra Claretta e Benito sarebbe dovuta rimanere segreta, ma è trapelata in alcuni ambienti, specialmente fra i dipendenti degli enti pubblici della capitale. E ora molti si rivolgono a lei con richieste di aiuto. L'elargizione dura alcuni anni. Tutto questo non piace a Edda, che vede Claretta come un'intrusa. Nella figlia di Mussolini crescono l'odio e il rancore. Lo sanno tutti in Italia che il ministero più potente è quello della Camilluccia, urla Edda in faccia al padre. Il viceministro Buffarini Guidi copre come può Claretta, la difende e per ordine del duce continua ad accontentarla. E ancor di più, Edda odia Claretta quando, oltre alla sorella Miriam, il padre inizia a favorire anche il fratello di lei, Marcello Petacci. Medico a Milano, è l'uomo più chiacchierato del suo clan, annoverato tra i profittatori del regime. Marcello si è fissato di poter diventare ricco facendo comprare allo Stato una certa miniera d'oro in Africa orientale. Ne parla con il ministro Buffarini. Bisogna però mandare laggiù qualcuno a verificare. La notizia giunge alle orecchie del clan nemico. Ciano commenta sprezzante: il medico Marcello Petacci, affarista e imbroglione, è il più intrigante e fratello di emerita sorella. Intanto giunge in Africa il tecnico per la valutazione mineraria. Dopo un viaggio avventuroso, l'esperto scopre che la quantità di oro nella miniera è quasi nulla. Il nepotismo e il clientelismo non si fermano neanche con l'approssimarsi della guerra. Anzi, la vasta schiera dei parenti, diretti e acquisiti, che forma la corte di Mussolini, continua bellamente a lucrare. Gli affari proseguono ancora più vorticosi. E la guerra sarà, per alcuni, l'affare della vita. Il 10 giugno 1940 ha inizio l'immane tragedia che vedrà 3 milioni di soldati italiani mandati a combattere su vari fronti, in Europa e in Africa. Ne periranno circa 313.000, cui vanno aggiunti 130.000 civili. Ma per i due clan rivali, i Ciano e i Petacci, gli affari continuano.
Galeazzo, nonostante il conflitto, continua a curarsi dei suoi investimenti immobiliari in modo sempre più spregiudicato. Tanto che un informatore della polizia politica, nel luglio 1941, scrive all'ufficio centrale di Roma. Ho udito sulla spiaggia, da un gruppo di persone che non ho potuto identificare, criticare che Sua Eccellenza Ciano non la smetta di comprare tenute per milioni di valore. Discutevano malevolmente di una tenuta acquistata di recente dal ministro nei pressi di Bologna, del valore di molti milioni di lire. E non è tutto. Nel febbraio del 1942, dall'archivio segreto del Vaticano sarebbero giunte gravi indiscrezioni. Rivelerebbero che Ciano si sarebbe messo in società con alcuni imprenditori per l'acquisto dal demanio dell'intera area delle caserme di Castro Pretorio, tutte da demolire. 3 ettari in zona centralissima. Il demanio gli farebbe un trattamento di favore. Gli venderebbe il terreno ad appena 6 lire al metro quadro, quasi 300 volte meno del valore reale. Ciano starebbe pensando anche all'acquisto di Palazzo Barberini, ma per il momento l'operazione rimane sospesa. I suoi amici lo chiamano ironicamente il poverello di Livorno. Fiumi di denaro si perdono nell'immenso mare dello sperpero per la guerra. Gli italiani iniziano ora a dubitare seriamente anche dell'onestà del duce. Nell'ottobre del 42, un agente dell'Ovra invia un'informazione gravissima. Nella capitale corre voce che Galeazzo Ciano e addirittura Mussolini avessero depositato in una banca del Brasile la bellezza di 5 miliardi di lire. La somma sarebbe stata poi sequestrata dal governo brasiliano. E ancora, un'altra informativa. La contessa Edda Ciano si sarebbe recata in Spagna per depositare presso istituti bancari di quel paese ingenti somme e gioielli di inestimabile valore. L'informativa, che vorrebbe il duce esportatore di capitali all'estero, parrebbe notizia quasi impossibile. E invece non è del tutto campata in aria. Ci vorranno ancora anni prima di poter definitivamente chiudere questo lungo capitolo della storia italiana. Mentre l'élite del fascismo, i gerarchi, i loro congiunti e i loro amici vivono come se l'età dell'oro non debba finire mai, il paese è ridotto allo stremo. I bombardamenti alleati sono arrivati fino a Roma. Il ventennio sta crollando come un castello di carte. 25 luglio 1943. Gran Consiglio. Gli stessi gerarchi che hanno tratto privilegi dal fascismo e accumulato fortune, ora voltano le spalle al duce. Non è più tempo di maneggi e affari. Impunità e bella vita. Tutti abbandonano la nave che affonda. Il timoniere resta solo. Arrestato a Villa Savoia dal re, Mussolini è relegato a Ponza, una piccola isola al largo delle coste laziali. È la Nemesi. Ad accompagnarlo è Saverio Polito, il fidato ispettore generale della pubblica sicurezza, un amico devoto, fino ad allora. Anche lui, infatti, non ha più né rispetto né timore per l'uomo che aveva deciso della vita e della morte degli italiani. Tornato a Roma, Polito si sentirà perfino legittimato a insidiare Donna Rachele, mentre in macchina l'accompagna a Predappio. Un gesto di sfregio, un insulto che in altri tempi
avrebbe pagato a caro prezzo. Abbiamo visto questa sera quanti imbrogli siano stati consentiti per la realizzazione dei lavori pubblici, quanti interessi siano stati illecitamente favoriti, quante risorse destinate al bene comune siano invece precipitate nelle tasche di amici, amanti, parenti. E Ponza, nel suo piccolo, è lo specchio del paese. Con amara sorpresa, Mussolini si rende conto che anche qui gli amministratori fascisti hanno pensato solo a fare man bassa. Scopre che la strada che doveva attraversare tutta l'isola e per la quale aveva erogato 6 milioni di lire non è stata mai realizzata. Si accorge che manca l'acqua corrente e anche per quella aveva inviato una somma cospicua. Ma c'è un ultimo episodio che vogliamo raccontarvi, qualcosa di cui, in televisione, non si è mai parlato. Abbiamo già visto come gli agenti dell'Ovra avessero riportato voci di una cospicua esportazione di capitali in Brasile da parte del duce e del genero Galeazzo Ciano. Ma c'è molto, molto di più. Il vaticanista e storico Benny Lai, nel suo recente libro Il mio Vaticano, rivela che Mussolini ha tenuto segreta agli italiani una sua scelta, una sua decisione che lascia tutt'oggi senza parole. Nel 1942 ha fatto accreditare su un conto dello IOR ben 3 milioni di dollari, circa 61 milioni di euro, con l'ordine di trasferirli incredibilmente negli Stati Uniti. Incredibilmente, sì, perché nel 1942 l'America è già nazione nemica. Ci sono fondate ragioni per pensare che il duce avesse fatto collocare questa cifra imponente all'estero per poterla utilizzare nel caso di un eventuale esilio. Mussolini si preparava dunque una possibilità di fuga? Pensava di consegnarsi nelle mani degli americani? Questo, con certezza, non lo sapremo mai. E forse converrà continuare a indagare per capire meglio aspetti importanti, ma ancora poco chiari, della nostra storia. Sappiamo però che fine hanno fatto questi soldi. Questi 3 milioni di dollari, infatti, affiorano immediatamente dopo la morte del dittatore, nel 1945, quando la Banca del Vaticano decide che sia giusto farli avere all'Italia post-fascista, l'Italia del governo Bonomi. Non ancora una repubblica, ma già un paese libero.